Siamo a Milano, a Palazzo Pirelli, in occasione di Sviluppo Digitale in Lombardia, il workshop promosso dalla Regione Lombardia in collaborazione con Key4Biz, che ha coinvolto i più importanti stakeholder del settore delle telecomunicazioni in Italia e in Lombardia. Siamo con Oscar Cecchetti, capo delle strategie di Telecom Italia. Oggi è stato un appuntamento importante, si è parlato molto di rilancio e di sviluppo digitale. Il 2013 secondo lei può effettivamente essere l'anno del rilancio digitale dell'Italia? Ma io penso che il 2013 sia un anno molto importante, perché dopo tante discussioni che erano focalizzate soprattutto sulle infrastrutture, finalmente sia a livello europeo ma anche a livello nazionale, con il decreto crescita 2.0 e a livello di progetti regionali, si inizia a focalizzare il vero handicap, il vero gap italiano nello sviluppo digitale, che è costituito dalla mancanza di uso della rete e non tanto dalla disponibilità della rete. Per quanto ci riguarda, il 2013 sarà un anno importante nel nostro sviluppo infrastrutturale, perché noi andremo avanti col nostro piano, che prevede in Italia di realizzare la rete ultra broadband, quindi con una velocità minima di 30 megabit al secondo in 123 città entro il 2014. Di queste 123 città, 12 sono nella Lombardia. Nello stesso anno, in queste città e anche di più, sarà assicurata la copertura della ultra broadband mobile attraverso lo sviluppo della rete 4G. Possiamo quindi dire che l'impegno di Telecom Italia per lo sviluppo digitale e l'economia digitale in Italia e in Lombardia prevede più versanti? Sul versante istituzionale, Telecom Italia è stata sempre, come è giusto che fosse, l'abilitatore dello sviluppo della larga banda in Italia. Gran parte di tutti i collegamenti dei clienti Telecom e dei clienti degli altri operatori viaggiano su rete di Telecom Italia. Telecom Italia sul versante infrastrutturale continuerà ad assicurare al Paese un'infrastruttura in grado di raggiungere tutti gli obiettivi dell'agenda digitale europea. In più, noi con questa iniziativa che abbiamo annunciato di recente di Italia Connessa abbiamo iniziato a monitorare i tassi, le distanze in termini proprio di distanze dai benchmark europei, italiani, eccetera, delle differenti regioni italiane rispetto all'utilizzo della rete. Vengono fuori delle cose molto interessanti, ad esempio la Lombardia è una delle regioni italiane più avanzate nell'uso, non solo nella disponibilità infrastrutturale, ma anche negli usi della rete. Ecco, occorre secondo noi spostarsi dalle infrastrutture senza dimenticarle e andare di più verso i servizi. Bene, ringraziamo Oscar Cecchetti per il suo contributo. Grazie.